Quando proviamo ad immaginare il paradiso, pensiamo a spiagge assolate, lagune turchesi e palme ondeggianti. Le Figi forniscono tutte le classiche immagini dell'Eden. Non c'è da stupirsi, quindi, che ogni anno migliaia di viaggiatori giungano in questo arcipelago per cercare il loro angolo di beatitudine. In un luogo in cui i panorami lasciano senza parole, come la gentilezza di un popolo caloroso e ospitale, fatto di un'intrigante miscela di melanesiani, polinesiani e indiani. Figi sono un arcipelago che si estende per oltre 1600 km nell'Oceano Pacifico e fanno parte della Melanesia. Viti Levu e Vanua Levu sono le due isole principali, con oltre 900 isole minori. Arrivare in questo arcipelago non è né veloce né diretto. Ben 23 ore di volo è la distanza dall'Italia. Abbiamo dovuto fare scalo a San Francisco, approfittandone per riposarci un paio di giorni e poi ripartire alla volta di Nadi, su Viti Levu, dove si trova l'aeroporto internazionale. Nadi è una piccola cittadina che collega le Figi al mondo. È qui che si trova l'aeroporto internazionale e qui si trova il porto che collega le varie isole dell'arcipelago. È il luogo ideale per iniziare il viaggio e ci fermeremo qui qualche giorno. Downtown Nadi è la soluzione migliore per comprare artigianato locale, mentre il mercato alimentare è una festa di colori e frutta fresca. Ci sono numerosi locali di cibo autentico lungo i corridoi per stuzzicare l'appetito. La storia delle isole è poco conosciuta. Nel 600 un esploratore olandese le scoprì, ma fu solo con l'arrivo di James Cook nell'800 che furono annesse e diventarono una colonia della corona britannica. Gli inglesi decisero di consentire una vasta immigrazione di indiani per poter sfruttare i terreni coltivati a canna da zucchero. Così nel 1917 le presenze indiane erano già 60.000, mentre nel 1970, anno dell'indipendenza, costituivano quasi la metà degli abitanti. Lasciamo la città e sulla nostra strada troviamo vaste piantagioni di canna da zucchero, templi indiani e villaggi figiani dalle caratteristiche case colorate. Il resort internazionale in cui siamo è circondato da colline verdi e una bellissima baia. È una soluzione perfetta per iniziare o concludere un viaggio itinerante alle Figi e passare qualche giorno in totale tranquillità. Essendo le Figi un vasto arcipelago, il modo più pratico per visitarle è in crociera. Anche noi ci siamo imbarcati su una piccola nave per andare alla scoperta e all'avventura tra le isole. Veniamo accolti da un caloroso bula, il saluto locale, una parola che ci accompagnerà per tutto il nostro viaggio. Una sola parola per darvi il benvenuto ed assaporare la genuina ospitalità di questo popolo. La Reef Endeavour è una nave da spedizione. Le sue dimensioni ridotte permettono di arrivare dove le grandi imbarcazioni non riescono. Le cabine sono piccole ma funzionali, situate sul ponte superiore e principale. Ogni camera si apre sul passaggio esterno e dispone di finestre. Nonostante la nave sia piccola, ospita circa un centinaio di passeggeri, a bordo ci sono tutte le comodità, anche una piccola piscina dove rilassarsi. La
Lasciamo Nadi per andare alla scoperta delle isole Yazawa e Mama Nuka, entrambe di origine vulcanica. Le Mama Nuka sono un insieme di minuscole isole nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, molte delle quali disabitate, mentre le Yazawa sono considerate una delle zone più belle delle Figi. La nostra prima tappa per questa spedizione è l'isola di Tivua, un piccolo francobollo di sabbia bianca circondato da giardini di coralli. Nonostante questa sia una piccola isola, le attività da fare non mancano, dallo snorkeling per ammirare una meravigliosa vita marina ai vari sport acquatici. Ci sono numerose attività sportive da fare sull'isola, dal beach volley al kayak, che per chi vuole rilassarsi sono presenti dei bure e delle capanne all'ombra, ma non solo, c'è anche una spa per trattamenti e massaggi. Forza Alessandro, bando alle ciance, andiamo a fare snorkeling, che c'è una vita sottomarina fantastica. No, non mi va, lasciatemi qui. Dai. No, sto bene qui, lasciatemi qui, dai. Goodbye. Direi che fare un giro tra i coralli è stata una buona idea. Nei 2 chilometri di barriera corallina abbiamo potuto ammirare una vastità di colori e una vita marina molto interessante. Navigando tutta la notte verso nord siamo arrivati sull'isola di Naviti, che con la sua baia idilliaca è la più grande delle Yazawa. Qui ci sono numerosi villaggi di pescatori e piccole comunità che vivono lontano dal mondo a ritmi lenti. Nel cuore delle isole Yazawa c'è una delle attrazioni più particolari delle Figi, le grotte Sawailau, antiche formazioni calcaree scolpite dal moto ondoso nascoste all'interno di una bellissima isola. Sono considerate dai figiani grotte sacre, credute il luogo di riposo dell'antico dio a 10 teste Ulutini. Secondo la leggenda, un giovane capo una volta si nascose con la sua promessa sposa nella grotta, dopo che la sua famiglia aveva minacciato di farla sposare con un capo rivale. Ogni giorno nuotava in questo paradiso segreto con il cibo per la ragazza, fino a quando entrambi fuggirono su un'isola insieme e vissero felici per sempre. La nostra navigazione dell'Oceano Pacifico arriva all'estremo delle Yazawa. Passiamo attraverso alte vette vulcaniche. Il paesaggio alle Figi è selvaggio e lussureggiante. Ci si sente quasi degli esploratori di altre epoche a solcare questi mari. Anche la vita sottomarina è sorprendente. Una miriade di pesci colorati vivono sulla barriera corallina e a tratti sembra di nuotare in un acquario. Tornando indietro verso le isole Mama Nuka, ci fermiamo a Monuriki, un piccolo isolotto. Gli amanti del cinema avranno già probabilmente riconosciuto quest'isola. Qui 20 anni fa è stato girato un film di Hollywood molto famoso con protagonista Tom Hanks. Castaway venne girato tra il 98 e il 2000 e racconta la storia di Chuck Noland, che precipita nel Pacifico e si salva approdando su un'isola deserta, appunto Monuriki, dove riesce a sopravvivere bevendo acqua di cocco e mangiando granchi. L'isola è veramente un piccolo paradiso tropicale, è veramente disabitata e non ci sono né costruzioni né strutture ricettive, a parte 2 piccole capanne, perché l'obiettivo è quello di mantenerla allo stato naturale. Thank you.
Le Figi sono conosciute per le sue bellissime spiagge e per la vita tranquilla delle isole, ma sono molto più di questo. È una piccola nazione che vanta una cultura ricca e interessante. Questa meravigliosa nazione ospita una delle culture meglio conservate al mondo. Gran parte dello stile di vita alle Figi ruota intorno alla comunità. Nei villaggi rurali si è ancora molto rispettosi e si onorano le proprie tradizioni. Ad esempio, solo il capo può indossare il cappello perché si crede che la sommità della testa sia sacra. Durante questa crociera abbiamo avuto modo di incontrare la gente del posto e di visitare vari villaggi. Quando si visita un luogo così tradizionale è importante rispettare la cultura locale, per questo bisogna coprire le spalle e le ginocchia e non indossare nessun copricapo. Per entrare in un villaggio si deve rispettare un protocollo preciso e richiedere al capo villaggio il permesso. La tradizione vuole che si porti sempre in regalo la cava. La cava è una bevanda che si trova in diverse isole dell'Oceano Pacifico, ma solo qui alle Figi ha un'assoluta importanza nella vita sociale. E infatti noi adesso andremo a dare questa radice proprio al capo villaggio. È una bevanda ottenuta dalle radici della pianta del pepe, che viene polverizzata e mescolata con acqua. Abbiamo assistito ad una cerimonia per la preparazione, con un solenne rituale durante il quale vengono indossati dei bellissimi costumi locali in paglia e fiori. La bevanda viene lavorata manualmente in una ciotola detta tanoa, una specie di tavolino ciotola concavo, e servita nel bilo, un mezzo guscio di noce di cocco. I figiani attribuiscono alla cava dei poteri magici e la utilizzano quasi come una droga che, bevuta in grandi quantità, ha prima un effetto narcotico, poi eccitante. Nei villaggi la cerimonia di benvenuto viene chiamata teke e è un obbligo per tutti i visitatori ed è il solo modo per assaporare in prima persona la cultura figiana. Dopo la cerimonia siamo stati invitati ad un lovo, una festa in cui il cibo viene cotto in un forno scavato nella sabbia e i canti e i balli proseguono fino a tarda notte. Altro aspetto molto importante della cultura figiana è la religione. Il 64% della popolazione è di fede cristiana e il forte senso di comunità ruota anche intorno alla chiesa, specialmente nei piccoli villaggi isolani. I visitatori sono invitati a partecipare alla messa. Questo consente di comprendere meglio la gente del posto e la maggior parte della funzione consiste in diversi canti. I figiani, infatti, amano molto la musica. Anche se i testi sono incomprensibili, il canto e la gioia di questa atmosfera affascina. Situate a nord delle Mamanucas, le quattro isole sacre delle Figi sono di una bellezza incontaminata di origine vulcanica. È proprio qui che si crede sia nata la cultura figiana, con delle leggende tramandate rigorosamente a voce e molto rispettate. La storia racconta della grande canoa da guerra Rogo Boca, che sbarcò qui con i primi figiani.
abbiamo trascorso una magica mattinata nuotando nelle lagune color acqua marina, facendo snorkeling in spettacolari giardini di corallo, al ritmo del Fiji Time, il tempo scandito dalla tranquillità tipica delle isole. Waia è caratterizzata da delle belle spiagge e un interno montuoso e selvaggio. È proprio qui che si trovano le vette più alte e maestose delle Yazawa. Sull'isola ci sono 5 villaggi, tutti collegati da sentieri, e come in tutte le altre isole delle Yazawa, non ci sono strade né automobili. Il villaggio più importante è quello di Yalobi, situato in una bellissima baia nel sud dell'isola. In questo villaggio si trova anche la scuola elementare che visitiamo. We have always been grateful and thankful to the Captain Cook cuisine because they are always supportive between to our teaching and learning, but also to our border so well. L'accoglienza dei bambini e delle maestre è calorosa. Si esibiscono incanti e balli tradizionali per darci il benvenuto. I bambini ci tengono anche a farci vedere i loro dormitori. Chi viene dai villaggi più lontani deve necessariamente rimanere nella scuola per poterla frequentare giornalmente. Conclusa la crociera, torniamo a Nadi e prima di partire con un lungo volo che ci porterà a casa, visitiamo l'interno di Viti Levu, una delle isole principali. Nell'entroterra vivono delle piccole comunità raggruppate in villaggi. Navighiamo lungo il fiume e vediamo scene di vita quotidiana che fanno comprendere la calma della vita locale. Villaggio, come sempre, offriamo una radice di cava e veniamo invitati dal capovillaggio a fare un giro del posto. Gli abitanti sono contadini e passano la giornata nei campi. Sono tutti imparentati tra di loro e quando devono trovare moglie vanno nei villaggi limitrofi. Come al solito, la loro ospitalità è generosa e ci offrono un bel pranzo e tanti canti e balli. Le Fiji sono molto distanti da casa nostra e proprio per questo totalmente differenti. Ci siamo immersi in una cultura e una natura che difficilmente dimenticheremo. Ci congediamo con una frase bellissima, Sota Tale, perché in queste isole non si dice addio, ma ci vediamo presto. Quindi Sota Tale, Fiji! Thank you.
Alle Figi abbiamo scoperto un mondo diverso e interessante. Lontane e da sogno sono state una vera scoperta. Questo ci dà la carica per continuare a visitare il nostro magnifico mondo. Continuate a seguirci e buon viaggio a tutti!